Salve ragazze, questa volta vi volevo far vedere alcuni prodotti che sto utilizzando per i capelli. Allora, sono prodotti che variano da maschere a shampoo a prodotti per impacchi e alcuni sono prodotti nuovi che abbiamo inserito, insomma, da poco in negozio e su cui volevo farvi un focus. Allora, il marchio che abbiamo inserito è Giada Cosmetics. Io sto utilizzando con tanta soddisfazione alcuni prodotti e ne utilizzerò anche altri perché devo dire che è un marchio che fa poche referenze, ma tutte ben fatte. Allora, inizio prima di parlarvi della maschera, che c'è qualcosina in più da dire, nel parlarvi con la crema modellante Ricci. La confezione, ora lo vedete in un campioncino perché ne ho utilizzati diversi, perché a me ne serve poca, non avendo poi il capello riccio ma mosso. E la confezione è identica a questa, ma è di questa colorazione rossa, quindi anche nel caso della crema modellante Ricci ce n'è tanto di prodotto. Io l'ho utilizzata sia con il capello completamente umido e ovviamente non ingrassa, nutre, riesce a modellare bene il mosso nel mio caso, sia nel caso invece di un capello asciutto l'ho inumidito leggermente con le mani, come consigliano anche loro, e lo sono andata a mettere. Ne basta pochissima e riesce a sostenere un pochino meglio il riccio e il mosso. Come vedete, tanti sono gli estratti vegetali, tra cui abbiamo lino, il cocco, l'argan, jojoba, burro di karité, aloe, tanta roba, insomma, la calendula. Hanno veramente un buon rapporto qualità-prezzo questi prodotti, e anche gli odori sono tutti molto molto leggeri, molto freschi, e mi piacciono tanto. E vi faccio anche un appunto sui cristalli liquidi, dategli un'occhiata perché sono favolosi, e quando li ho utilizzati in negozio vi siete resi proprio conto delle differenze a livello di luminosità del capello. Poi vi dicevo che sto utilizzando la maschera Nutriente. Allora, questa maschera in realtà è una maschera che è un pochino più, si presenta così, con la confezione chiusa, e dicevo, è una maschera che è un pochino più liquida rispetto a quello che utilizzo di solito, ma fa veramente il suo dovere. È una maschera che io utilizzo a capello umido prima dello shampoo, lasciandolo in posa 20-30 minuti, e invece se voglio utilizzarla come balsamo, l'utilizzo proprio dopo lo shampoo 5 minuti, 10 minuti in posa, il tempo che faccio lo scrub e mi lavo, insomma, il corpo. E devo dire che lascia i capelli molto morbidi, facili da pettinare, facili da districare, lucenti, facili da mettere in piega. Veramente un ottimo, ottimo prodotto. A livello di inci, anche qui troviamo l'aloe, l'argan, diversi tipi di estratti, tra cui il ginseng, troviamo anche la lavanda, insomma, tanta roba. E questo per quanto riguarda appunto Giada Cosmetics, che ripeto fa poche referenze ma tutte per capelli, quindi buttateci uno. Nel caso di questi tre prodotti, chi mi segue da un pochino di tempo sia su Instagram che su YouTube sicuramente appunto ha visto, quindi vado un pochino più veloce, e vi dico che uno dei prodotti secondo me must have dell'estate, ma proprio anche dell'inverno, autunno, sempre, è un prodotto che perlomeno sotto la doccia per me non manca mai, è l'olio in pacco nutritivo, scusate, ad Amla e Argan. Questo è di Phytophilos, Armonia Orientale, infatti effettivamente un pochino speziato, ma un odore molto buono. Non so se riesco a farvi vedere l'inci, comunque lo trovate sul sito, sì, forse si vede, fantastico. E allora, ha tanti oli ovviamente, come vedete anche nell'inci, al cocco, jojoba, ricino, insomma, e via così. Devo dire che il mio capello con l'Amla si sposa benissimo, lo sapete, quindi assolutamente un prodotto da avere sia come impacco pre-shampoo, sia come prodotto quasi tipo da cristallo liquido, diciamo, se ne mette pochissimo sulle punte delle dita e si modella il capello. E poi, assolutamente fondamentale secondo me per il sole, quindi da portare al mare. Tra l'altro questa è la taglia grande, ma c'è anche la mini taglia, quindi è comodissima. È spray, mentre vi protegge dal sole, riesce anche a nutrire il capello, quindi devo dire che è un prodotto che non può secondo me mancare. Sono 150 ml la taglia grande. Poi sempre 150 ml
Questa è soltanto una taglia, fa parte sempre di Fitofilos, ma nella linea Migliora, che è una linea che vanta un impacco, questo prodotto spray che vedete e anche il detergente. È una linea atta a riparare un pochino il capello, il cuoio capelluto aiuta a ricrescere i capelli e aiuta a farne cadere un po' di meno. Devo dire che a me ha salvato soprattutto in gravidanza con gli ormoni, insomma. Mi si era anche infiammato un pochino il cuoio capelluto, devo dire che è stato un prodotto fantastico. La cosa fighissima di questo spray, vediamo se riesco a farvi sì, si vede anche qui l'inci. Dicevo, la cosa interessantissima di questo spray è che non è a base oleosa, quindi non unge e potete metterlo tranquillamente tutti i giorni. Come ho già detto altre volte, che cosa va a sporcare poi il capello una volta che lo andate a mettere? Le mani. Quindi ovviamente questo richiede purtroppo un pochino di massaggino anche proprio per riattivare un po' la microcircolazione e in quel caso ovviamente cercate di avere le mani il più pulite possibili. Come vedete anche appunto dall'informativa c'è il miglio, l'echiseto, l'erba medica, il fieno greco, anche qui devo dire che il mio capello si sposa benissimo con il fieno greco, le proteine della soia, insomma tanta tanta roba. Anche l'impacco, io devo dire, infatti lo devo riprendere perché l'impacco è stato uno di quei prodotti che tra il farlo e il non farlo ho visto una differenza abissale, quindi assolutamente un altro prodotto promosso. Poi questo è lo shampoo sebo normalizzante di Biomarina. Io non lo utilizzo sempre, nel senso che è un prodotto che va quasi sul cosmeceutico, scusate, e quindi automaticamente, a parte l'immagine che io reputo bellissima, Biomarina fa sempre queste cose stupende a livello di packaging. Dicevo, io lo utilizzo quando vedo che il mio capello ritende, per motivi ormonali, alimentari, insomma, per varie cose, a sporcarsi un pochino di più. Quindi vado con questo che, vediamo se riesco a farvi vedere, qui mi sa di no, l'inci, comunque lo trovate sempre sul sito di Effetto Bio. Allora, questo ha veramente un effetto molto interessante sul cuoio capelluto. Devo dire che dopo un po' che lo utilizzo posso farne a meno e ritornare magari a utilizzare il mio shampoo classico, alterno, dipende da se uso quello Alchemilla, quello Fitofilo, insomma io cambio sempre, ma questo è uno di quei prodotti che io riesco perennemente a ricomprare perché a cicli alterni, insomma, ho proprio piacere a fare questo tipo di quasi uno shampoo terapeutico al mio cuoio capelluto. Quindi mi piace molto, non lascia il capello troppo secco, insomma, danneggiato, assolutamente, anche se è ripeto, uno shampoo sebo normalizzante, non va a seccare, quindi ve lo straconsiglio. L'ultimo prodotto in realtà è un prodotto bonus, è il Bio Bagnetto Corpo e Capelli della Saponaria. Allora, questo spero possa essere un suggerimento per chi, o come me al bambino piccolo, e il capello si sporca indipendentemente, no? Dall'effettivo sporco del capello, si può sporcare con un rigurgito, con tante altre cose, e quindi ci troviamo a lavare il capello, anche chi fa sport magari o chi prende spesso i mezzi pubblici, quindi ci troviamo spesso a lavare i capelli quando ancora in realtà non andrebbero lavati, quindi ancora intanto vi faccio vedere anche un pochino l'inci, quando in realtà appunto capello può ancora fare a meno di essere lavato, ma per una serie di agenti esterni dobbiamo farlo. Quindi lo avevo in casa, avevo paura di andare a ledere un pochino il cuoio capelluto, andare con cose troppo aggressive, anche perché, ripeto, mi sono trovata a lavare i capelli anche un giorno sì e un giorno sì, cosa che io non faccio mai e sconsiglio sempre, quindi a questo punto ho detto provo lui, ovviamente sempre un pochino allungato e devo dire che mi è piaciuto tantissimo perché toglie tutto quello che deve togliere, quindi ripeto non uno sporco di un capello che ancora non è da lavare, e riesce a mantenere comunque il capello fresco, non appesantito, idratato. Io metto comunque una nocettina o di balsamo o di maschera perché li ho lunghi e devo pettinarli, però devo dire che è stata una rivelazione. Adesso soprattutto che arriva l'estate, magari stiamo sotto la doccia, vogliamo darci anche una rinfrescata ai capelli, ma ripeto, magari li abbiamo lavati da poco, buttate un occhio su questo prodotto perché è veramente un ottimo prodotto, tra l'altro con della linea ovviamente al
albicoccole della saponaria che è incantevole, ha appunto albicocca, calendula e camomilla e quindi sono favolosi anche come lavaggio dopo sole. E se avete dubbi, richieste o domande, fatemi sapere qui sotto. Ciao ragazze!